Che dire, sono... mi piace molto questo teatro, trovo che ci sia una grande storia, dove c'è storia c'è la possibilità di così, toccare la sensibilità degli spettatori attraverso tutto quello che è intrattenimento, perché insomma il teatro credo che sia una delle poche forme d'arte che riesce in un unico piano sequenza a celebrare la vita, e chiaramente dipende dallo spettacolo e dipende dall'aspettativa che si ha da un determinato tipo di spettacolo, e questo teatro l'impatto che ha su di me è molto positivo, sono estremamente felice che ci sia tutto questo rosso. Sì, sì, no, poi quando vedrete lo spettacolo capirete perché. È da qualche anno ciclicamente che ritorno a Milano con spettacoli teatrali molto diversi gli uni dagli altri, dal Cyrano de Bergerac a Don Giovanni, a quest'ultimo su Vincent van Gogh, con la produzione Cora, di cui io faccio parte insieme a Tommaso Mattei e Aldo Allegrini, sempre in collaborazione con il Teatro Stabile d'Abruzzo, che è una... insomma, è una collaborazione che è partita tanti anni fa. Sono stato direttore del Teatro Stabile ed è stata un'esperienza molto concreta con la quale ci si è, un attore si avvicina al teatro cercando di capire se è un modo di dire faccio teatro o è un modo di fare, che sono due cose molto diverse, e credo che quell'esperienza mi abbia, diciamo, dato la possibilità di toccare con mano, concretamente, che abbia forgiato la mia passione per il teatro, perché potete immaginare come deve essere difficile avere a che fare con l'amministrazione pubblica, con l'amministrazione di un teatro, con l'amministrazione di un teatro in una città colpita, sfigurata dal terremoto. E credo che in qualche modo l'esperienza del Teatro Manzoni di questi anni racconti concretamente questo grande amore per il teatro, che in qualche modo è quello che sta accompagnando e sta dando, sta onorando questo mestiere, che fatto in altre modalità secondo me vale ben poco. Non perché il teatro renda sindacalmente più giusto il mio lavoro rispetto a come lo fanno gli altri, ma ritengo che alla fine, per poter professionalmente rendere questo lavoro condivisibile, perché così è il lavoro dell'attore, in qualità di operatore culturale, ritengo che il teatro sia l'unico mezzo, a meno che insomma non si ritorni al teatro di strada, che poi non sarebbe una cattiva idea.